Giovani e fiducia nel futuro e nella scienza. Se ne è parlato a Roma alla presentazione del progetto Fattore J, voluto da Janssen Italia e Fondazione Mondo Digitale. Ma cosa può fare la politica? Lo abbiamo chiesto all'onorevole Luciano Ciocchetti, incontrato a margine della conferenza presso l'Accademia dei Lincei, appunto di Roma. Perché i giovani hanno poca fiducia nel loro futuro? La mancanza di fiducia delle nuove generazioni è legata chiaramente a tutta una serie di vicende nazionali, internazionali che ci hanno coinvolto e ci coinvolgono. La pandemia certamente non ha aiutato, le questioni anche della guerra della Russia con l'Ucraina mettono in grande difficoltà a poter pensare ad un futuro positivo, la difficoltà di poter trovare un'occupazione, un lavoro stabile che dia futuro, che possa consentire di mettere al mondo una famiglia e allo stesso tempo di poter portare avanti le proprie capacità. Quindi compito della politica è cercare invece di ridare certezze, di rimettere in campo delle azioni che siano in grado di migliorare la qualità della vita delle persone e soprattutto assicurare un futuro certo, riaprire quell'ascensore sociale che per esempio la mia generazione ha avuto grazie alle persone che nel dopoguerra si sono rimboccate le maniche e hanno consentito a tante persone di vivere condizioni migliori. Qual è il valore del progetto Fattore J? Beh, importantissimo io penso, perché fare presenza nelle scuole parlando di salute, parlando di ricerca, parlando di futuro, portando esperienze concrete, credo che sia assolutamente fondamentale, quindi è meritorio che Mondo Digitale e Janssen portino avanti questo progetto e soprattutto lo facciano nelle scuole, nei nostri licei, perché c'è bisogno davvero di ricreare un clima di fiducia da parte dei nostri giovani nei confronti del loro futuro e nei confronti anche del nostro paese.